Siamo nel cortile del Principe con Filippo Cello. Filippo Cello praticamente è nato qua dentro perché all'età di 9 anni arrivò qui e adesso ce n'ha 59, pensate, una vita qui dentro. Che emozione si prova, Filippo, ad essere parte integrante di questa struttura? Bellissimo, bei ricordi. Poi vederlo in questo stato è ancora più bello. C'è stata una rivoluzione Una proprio. voglia, parecchio, parecchia rivoluzione. Siamo ritornati ai vecchi tempi, nel 70, con dei colori, il cortile in questo stato, la polizia e tante tante cose. Questa è la fontana del Sì, Pellegrino. questa è la fontana del Pellegrino. Qui arrivavano Bellissimo. i viandanti, insomma, che arrivavano qui, c'è la conchiglia Sì, sì, del sì. viaggiatore. Questa è stata ristrutturata Sì, pure. questo è stato ristrutturato. Però è funzionante come è stato sempre funzionante. Questo è tutto il cortile, lo vediamo, bellissimo. La mia Qui scuola, la vecchia scuola la vecchia elementare. scuola elementare, qui c'era una Qui c'era una fontana. fontana che è stata tolta. È stata tolta, quella era ovviamente la cappella dei principi, c'è ancora scritto 1700, insomma, 1700, sì è signore. passato qualche anno. Io abitavo in quel caseggiato là sopra, Sì. in alto. In alto, qui c'era una scuola, mi dicevi. Sì, una scuola che io ho frequentato con dei ragazzi qua di Scordia, Ma che quindi non qua a bello. Scordia, bellissimo. E allora, Filippo, è bello che finalmente questo luogo torni a A rinascere. vivere di nuovo, è bellissimo. E speriamo che continui ancora a vivere, perché se lo merita. Tu parli con i cavalli, non è un titolo di un film, l'uomo che sussurrava i cavalli, Vero, ma che cosa vero, vero. Ho significa? questa, Ecco, sono dono di natura questi, non è qual è il tuo natura. rapporto col cavallo qui? Che cosa fai? Che lavoro fai qui? Ma guarda, noi, io inizio dall'accoppiamento, nascono qua, crescono e poi i maschi diventano stalloni, le femmine vanno a fare le fattrici. Quindi tu hai un rapporto tutto l'anno sempre con loro. Loro ti capiscono dalla voce, dal modo di camminare. Una cosa indescrivibile e ci vuole una passione immensa e un amore grande. 15 giorni di addestramento, non era stato mai avvicinato prima. Stai fermo, stai fermo, stai fermo, stai Si chiama fermo. Narciso, Narciso, un nome e un sì. programma. Bravissimo, che c'è? Vieni qua, vieni, piccolo, vieni, dai. Quindi un cavallo selvatico quasi. Sì, guarda ora in condizione. Bellissimo. Bravo, 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 fai il bravo. Vieni qua, niente faccio, vieni qua. Hai sbagliato, no? Hai capito? Ah! È ancora un po' diffidente, forse per noi. Fermo, fermo. Fai il bravo, bravo. Esci. Questo è anche un muletto di 3 anni. Questo è domato. Sì, anche lui domato nello stesso periodo. Vai, poggia lì, poggia. Vai lì, dai. Poggia, poggia, poggia. Ehi, poggia. Filippo, che gli ridai i nomi a questi cavalli? Chi le Allora, i sceglie? nomi li mette l'amministrazione, però con l'anno, per esempio un anno c'è la N, la P, quindi fa questo mettiamo. Che c'è? Eh? Questo è un bel Un cavallo bel cavallo Nico. veramente, Nico, un Sauro, bellissimo. E pensare Oh! che gli arabi erano coloro che Perfetto. hanno inventato il cavallo, si può dire. Stai fermo, Hanno stai fermo, inventato stai tutto. fermo, Eccoli stai qua. fermo. Che bel cavallo, Bravo, eh? Meraviglioso. bravo, bravo, bravissimo. Però quando fa così, No, lui vuole se non giocare, ancora vuole è in puledro, giocare. lui. Certo, lui vuole giocare, però. Non ci sta niente. Finisce, finisce. Bravissimo, bravo. Sono nervoso magari perché ci sono gli altri sani che non Non sono vivono. abituato alle Loggia, la persone. gente. Oh. Oh là là. 4 spettacolari asini di Pantelleria che sono arrivati qui. Ecco, straordinari. E adesso andiamo a vedere le cavalle che sono al pascolo. Queste sono le cavalle, Queste sono tutte fattrici. tutte fattrici, queste insomma producono straordinari cavallini, puledri, bellissimo. Nessuna in gravidanza per adesso, no? No, sono in fase di gravidanza. Cioè nel senso che sono in attesa? No, li stiamo facendo Ah, li state partorire. preparando, allora sono diciamo nella fase preparatoria. Perfetto. È un accoppiamento questo.
Enzo, chi lo doveva dire che noi oggi dovevamo vivere questo momento cominciare con la cosa più brutta e finire con le cose più belle. Bello. Vedete questo meraviglioso posto, sullo sfondo c'è Scordia, poi si vede l'Etna, insomma, che cosa chiedere di più dalla vita? Ci sono anche gli asini. Che sono lì, li vedete? Asini ragusani, tutti liberi qui. Ovviamente sono cavalli e asini rigorosamente controllati dai veterinari, lo diciamo, questo insomma, qui è tutto. Oltre al personale che c'è tutti i giorni, vengono controllati tutti. Comunque Filippo, devo dire che noi ci conosciamo da tantissimi anni, abbiamo vissuto anche momenti difficili, anche qui gli operai spesso siete stati po' abbandonati al vostro destino, però avete avuto questa testardaggine di continuare a credere in questo luogo. Ma la forza ce la danno loro, che li amiamo veramente, siamo troppo affezionati anche loro verso di noi. E il nostro lavoro lo facciamo con passione e... Tu non ce la faresti a vivere senza un cavallo? No, assolutamente. Io sono l'uomo più felice del mondo perché amo il mio lavoro e faccio il lavoro più bello del mondo perché amo questi animali. Noi te ne siamo grati. Vengo da una famiglia che ama i cavalli. Ecco, vedi, si stanno avvicinando, sono curiose. Zarina si chiama. Zarina, una Porosangue orientale. Nata dall'embrio Trasper. Addirittura. Sì, questa qua. Quindi praticamente arriva il seme in trasferta dall'estero e così arriva. No, anche come lei è stata fecondata da un'altra cavalla e poi lei l'ha portata in gravidanza con l'utero quello suo. L'utero in affitto. Sì. Che bello, meraviglioso. Sono maschi e femmine. Qual è l'età giusta per l'accoppiamento? 4 anni noi facciamo, sia per le femmine anche sia per gli stalloni diventano 4 anni stalloni. Prima no, perché a 4 anni già la cavalla si è formata e quindi già è pronta per diventare mamma. Invece gli altri fanno a 2 anni, 3 anni, tutto sbagliato. Quindi stanno anche cavalli, asini insieme? Sì, insieme tranquillamente, se crescono insieme si stanno tranquilli. Non danno fastidio, tra di loro non ci danno fastidio. E loro soprattutto rispondono al tuo richiamo, basta che tu li chiami loro arrivano, che bello. Quella che stiamo inquadrando è la scuderia Pandora. Qui qualche anno fa c'è stato due anni fa un grosso incendio con le fiamme che provenivano dall'esterno e diciamo che grazie veramente alla, se vogliamo, al coraggio e anche se vogliamo all'abnegazione del nostro carissimo Filippo si sono potuti salvare i cavalli. Il fuoco arrivava da lì, dal posto che vi stiamo indicando. Questa scuderia fu completamente, come dire, distrutta. Fortunatamente non c'erano cavalli. Poi il fuoco scese qui e qui, grazie appunto a Filippo, si riuscì a salvare questi cavalli. Vorremmo che Filippo ci raccontasse questo momento davvero difficile, anche perché è giusto raccontare questo. Se i cavalli ancora sono vivi è anche per merito suo. Accadde quel pomeriggio di inferno? Perché ricordiamo qui l'elicottero, le fiamme che si vedevano anche dalla piana. Sì, è stato una giornata veramente da dimenticare. Il fuoco era da tutte le parti, è stato così un istinto per salvare i cavalli, anche se ho rischiato un po' la vita. Però è andato tutto bene. Diciamo che le fiamme erano era qui, davanti a questa porta. Ed era fino qua arrivato. La fortuna che c'era un istintore, ho avuto quella forza, quel coraggio di spegnere, sennò. E allora diciamo che se sarebbero morti tanti cavalli e tutto andava distrutto. Ecco, queste cose bisogna ricordarle per dire quanto è anche rischioso questo lavoro. Sì, molto rischioso. Ci sono dei momenti rischiosi. Anche quando facciamo l'accoppiamento o andiamo a prendere un puledro, una cavalla, dobbiamo stare sempre attenti perché abbiamo a che fare sempre con degli animali molto grossi. Quindi possono diventare pericolosi. Senz'altro. Quindi è un mestiere un pochettino appunto pericoloso anche questo.
Bene, allora Filippo, grazie, grazie di cuore veramente grazie per questa giornata. Noi avremo modo di tornare dopo la fiera qui. Mi fa piacere. Così veramente conosceremo più da vicino questi nostri amici cavalli, gli asini. E insomma, speriamo che questo lavoro poi alla fine vi dia sempre grandi soddisfazioni. Grazie, veramente di cuore.